Pianificare in anticipo conviene davvero? Pianificare in anticipo la destinazione e l'itinerario di un viaggio offre numerosi vantaggi, ma ne stiamo proprio sicuri? Ciao a tutti, per chi non mi conosce, sono Martina, ben arrivati sul mio canale. Oggi esploreremo insieme l'arte di anticipare le destinazioni e l'itinerario delle vostre avventure, così da scoprire se effettivamente è un metodo valido e se fa per voi. A conclusione del filmato vi svelerò come funziona per me. Solitamente pianificare in anticipo offre un vantaggio di opportunità e sfide, creando una trama vincente per le vostre esperienze. Da un lato abbiamo la possibilità di massimizzare il tempo, evitare stress e godere di vantaggi esclusivi. Dall'altro ci sono sfide legate alla flessibilità e al rischio di perdere scoperte spontanee. Mettetevi comodi perché ci addentreremo nei pro e contro di questa pratica, esplorando come un'adeguata pianificazione possa trasformare il vostro viaggio in un'avventura indimenticabile, la quale però può presentare anche alcune sfide. Vediamo da prima quattro vantaggi dal prenotare in anticipo. 1. Massimizzazione del tempo. Pianificare in anticipo consente di ottimizzare il tempo durante il viaggio. Si possono evitare perdite di tempo dovute a decisioni improvvisate e incertezze sulla meta da visitare. 2. Maggiore controllo. Con un itinerario ben pianificato si ha maggior controllo sulla propria agenda. Si possono prenotare visite guidate, evitare lunghe attese e organizzare le attività in modo da adattarsi ai propri interessi. 3. Sconti e prenotazioni vantaggiosi. Prenotare in anticipo offre la possibilità di accedere a sconti speciali su alloggi, trasporti e attrazioni turistiche. Inoltre, ciò riduce il rischio di non trovare disponibilità o affrontare prezzi più elevati dell'ultimo minuto. 4. Preparazione psicologica. Sapere cosa aspettarsi può ridurre lo stress e l'ansia legati al viaggio. La pianificazione anticipata fornisce una guida chiara, rendendo il viaggio più piacevole e rilassante. Prima di passare agli svantaggi della prenotazione anticipati, se già non l'hai fatto, iscriviti al canale così da non perderti neppure un filmato. Ed ora parliamo di quattro possibili svantaggi. 1. Flessibilità limitata. Una pianificazione troppo rigida può limitare la flessibilità durante il viaggio. Potrebbero emergere opportunità inaspettate o si potrebbero fare nuove scoperte che richiedono una modifica dell'itinerario. 2. Imprevisti. Non importa quanto accuratamente si pianifichi. Possono sempre verificarsi imprevisti come cancellazione dei voli, condizioni meteorologiche avverse o cambiamenti nelle circostanze personali che influenzano il programma. 3. Stanchezza da viaggio. Un itinerario troppo fitto potrebbe portare a una stanchezza eccessiva, impedendo di godere appieno delle esperienze. Un equilibrio tra attività e momenti di riposo è cruciale. 4. Perdita di autenticità. Pianificare tutto in anticipo potrebbe limitare l'esperienza di scoperte e avventure. Lasciare spazio per l'improvvisazione può portare a esperienze più autentiche e sorprese piacevoli. In conclusione, pianificare in anticipo la destinazione e l'itinerario ha indubbi vantaggi, specialmente per coloro che preferiscono avere un controllo maggiore sulla propria esperienza di viaggio. Tuttavia, è essenziale trovare un equilibrio per mantenere la flessibilità e permettere l'emergere di opportunità spontanee. Una pianificazione oculata può garantire un viaggio organizzato e piacevole, ma è importante essere pronti ad adattarsi alle circostanze inaspettate per garantire un'esperienza completa e soddisfacente. Ed ora arriviamo a me. Amo pianificare il viaggio, nel senso tragitto per raggiungere la destinazione, l'alloggio o i diversi alloggi ed il mezzo di trasporto, come noleggio auto o spostamenti interni. Ma per quanto riguarda cosa visitare e quando visitarle, solitamente non organizzo molto, ma mi adatto alla voglia ed al clima del giorno. Sperando di aver dissipato magari qualche vostro dubbio, vi saluto ed alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella, così da non perdere neanche un mio filmato. A presto, Martina!